Che cosa dire sul teatro? Non lo so, però io una cosa sola posso dire sul teatro. Il teatro è magia. Il teatro è un luogo dove tutti quanti noi possiamo salirci, provare almeno una volta quell'emozione di riportare sul palcoscenico delle situazioni ricreate dalla mente, delle situazioni fantastiche. Edoardo De Filippo lo diceva, il teatro è vita. È vero che noi andiamo a ricostruire delle situazioni che scriviamo, che pensiamo, che immaginiamo, ma non facciamo altro che riportare in un certo senso la quotidianità, no? Raccontare le storie che succedono per strada, le storie delle persone, della gente, del popolo, e quindi lo riportiamo sul palco. Riportiamo sul palco le emozioni. Il teatro è investire il proprio tempo, il teatro è gittusang ngoppu gubyona. Il teatro è stare al freddo in inverno, all'interno dei teatri. Il teatro è non guadagnare niente. Il teatro pure è guadagnare qualcosa, ma quel talmente poco da farsi almeno forse un panino. Il teatro è quel mestiere, quella passione che probabilmente non ti farà mai campare bene al 100%. Il teatro sono le farfalle nello stomaco prima di entrare in scena. Il teatro è essere nervosi dietro le quinte e passeggiare, farsi i chilometri prima che cominci lo spettacolo. Il teatro è sperare di guadagnare pure quella 50 euro, pur sapendo che probabilmente le avrai e le prove non ti verranno mai retribuite. Il teatro è quello di sperare di poter recitare insieme ai grandi. E forse ci arriverai anche, ma soltanto con tanta caparbietà, tanta voglia, tanta tecnica e tanto studio. Teatro è amore. Il teatro è una malattia, è una malattia. E alla fine, scusatemi se non parlo in dizione con voi, voi teatranti, voi che alla dizione siete veramente abituati a parlare anche semplicemente per comprare il pane. Mo' teatro è napolitano, voglio parlo con voi. Un abbraccio a tutti, ciao!